Se il Milan vince senza forzare, anche contro avversari che hanno un drammatico bisogno di punti come il Bari, chi spera di scalzarlo dalla vetta della classifica può star fresco. A parte qualche sporadico spavento, la squadra di Capello ha amministrato la partita col Bari senza molti patemi. Richiamando Costacurta in difesa ed affiancando Simone a Van Basten, il Milan ha giocato al gatto col topo, sbagliando diverse occasioni e mostrando di non possedere quel furore agonistico sfoggiato in altre circostanze. Notevole spinta di Donadoni, ma impressione di svogliatezza. Intendiamoci, i primi caldi, la gran marmellata di centrocampo dove Boniek ha ammassato i propri uomini e la sicurezza di poter passare, prima o poi, hanno impigrito i rossoneri. Con la Juventus in vantaggio a Cremona, il Milan ha deciso di spingere e la prodezza di Simone, su invito di Rijkaard, ha interrotto la pennichella dei tifosi. Insomma, la capolista si è risvegliata di soprassalto ed il Bari ha dovuto rinviare ad altra data l'intenzione di far punti salvezza. Boniek ha cercato di dare un'altra fisionomia alla squadra con l'innesto di Soda e l'arretramento di Fortunato su Simone. Dopo un tentativo di Platt, il Milan, che intanto aveva dato ad Albertini l'incarico di sostituire Evani, ha ripreso a premere. Van Basten ha siglato il gol numero 100 con una magistrale punizione. È stata un'esecuzione degna di uno specialista, ma in realtà il capocannoniere del campionato non aveva mai dedicato le proprie attenzioni ai calci piazzati da fuori area. A parte qualche marachella di Baresi che si è fatto ammonire, c'è stata un'altra occasione gol per Van Basten marcato spietatamente da Bellucci. Poi Paola Ferrari ha chiamato in causa Capello. Un Milan che insegue lo scudetto, un Milan che comincia ad abbattere i primi record. Quello con Sacchi di 24 gare consecutive utili, adesso Capello 25 gare. Beh, guardi, siamo contenti non tanto di aver battuto il record quanto di aver vinto, che era la cosa più importante. Una partita secondo me che era molto difficile da interpretare e i ragazzi sono stati splendidi, hanno giocato con grande attenzione. Zibi Boniek, insomma, il Milan non è che abbia fatto una grande partita oggi. Questa è un po' la mia rabbia, è questa, che non ho visto Milan fare grande partita, però ogni tanto bisogna dominare la rabbia, anche perché eravamo già squadra praticamente in Serie B, Italia ci ha condannata tutta, adesso siamo là a lottare con altri e si sapeva che prima o poi poteva capitare una giornata storta. Secondo me è capitato il momento migliore, vedendo i risultati che hanno ottenuto le altre squadre e anche la forza del nostro avversario. Marco Simone si arrabbia quando la chiamano Marco 2? Sì, no, mi arrabbio, vabbè, mi chiamo Marco 2 perché sono più basso. Solo per quello. Quanto è importante in questo Milan mettersi in mostra per conservare il posto? Ma in questo Milan è difficilissimo mettersi in mostra perché ci sono dei giocatori che sono fortissimi. Quando uno riesce magari a ritagliarsi un piccolo spazio vuol dire che ha dei meriti. Marco Van Basten, il centesimo gol l'hai segnato su punizione? Sì, per me è stata la prima volta che facevo gol su una punizione e questo mi ha dato grande soddisfazione. Però è da sognare di fare un gol così. E lo scudetto dove lo siete messo? In tasca già? Sì, adesso c'è la Roma fuori, mi sembra, poi abbiamo Sampdoria a casa e Inter anche a casa. Sono tre partite importanti. Dopo queste tre partite possiamo già dire forse che siamo quasi allo scudetto. Sì, ma quanti punti volete in queste tre partite? Ma penso che sì, accontentiamo con 6 punti. Con tutte le conseguenze poi del caso. Rivediamo. Desideri al limite, esplode il destro, Galli è battuto e l'Inter pareggia a Napoli. Su queste immagini noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Di oggi 31 miliardi 252 mila 3, Fiorentina 22, Cagliari 20, Verona 19, Bari 17, Cremonese 15, Ascoli 3. Il
Milan gestisce la partita dopo aver segnato un gol molto bello dopo appena 3 minuti e di conseguenza gestisce l'intero campionato. La Roma non c'è nei primi 45 minuti, ma sembra che il classico tè dello spogliatoio abbia fatto bene ai giallorossi, che giocano una seconda parte di gara veramente eccezionale. Una domenica calda e soleggiata, c'è l'ora legale, ma il Milan di Fabio Capello ormai è tranquillo con qualsiasi temperatura. Per il vecchio ex Carlo Ancelotti non c'è neanche la gioia della panchina. Fuser invece va ad infoltire il centrocampo, dove la fanno da padroni Donadoni, Rijkaard e Devani. Pronti via, e Simone conclude al meglio una torre smarcante di Marco Van Basten, 1-0 per i rossoneri. La Roma resta di sasso, lo stadio naturalmente pure. Ci vorrà tempo agli uomini di bianchi per riprendersi. Buon per la Roma, però, che il Milan fa solamente finta di voler chiudere la partita e si limita invece a gestire il match a passo ridotto, adottando la consueta zona e ricorrendo a pressing e fuori gioco. Primo tempo non è certamente un piatto prelibato per i buon gustai del calcio. Giannini in regia si impegna allo spasimo per far quadrare i conti. Hasler, come accade da un po' di tempo, è il più bravo per quantità e qualità. Si va così a riposo e dopo i 15 minuti dagli spogliatoi esce un'altra squadra a giocare contro il Milan. Anche i tifosi capiscono e si stringono senza sosta intorno ai loro vecchi beniamini, con le idee un po' confuse ma con il classico cuore grande così. Tomasino Hasler diventa il primo attore di una Roma che non vuole saperne per nessun motivo di perdere. Portiere Rossi, di cui si parla sempre poco, causa la bravura della difesa guidata da Franco Baresi, comincia ad avere il suo bel da fare. Ruggero Rizzitelli, oltre ad un buon tasso di classe, è dotato di volontà di ferro. Insieme al piccolo tedesco, il bomber si alterna nell'area milanista. Al 22esimo, il principe Giannini, stanco ed estenuato, chiede il cambio e il tecnico giallorosso schiera Andrea Carnevale, che al primo pallone suggerisce a Rizzitelli il gol del pareggio. 1-1, anche la Roma tira i remi in barca, ma è proprio una bella giornata. Pensate che Ottavio Bianchi è stato visto sorridere. Buona Roma, ma anche la fine del primo tempo, direi che dopo lo shock del gol, gli ultimi 15 minuti del primo tempo sono stati molto buoni. Avevamo, oltretutto, anche perché avevamo di fronte una grande squadra che si è dimostrata tale e ha ottenuto il massimo risultato, magari con il minimo sforzo, però questo vuol dire essere una grande squadra. Però nel secondo tempo lei ha dimostrato che anche contro la zona si può giocare e magari anche vincere ogni tanto. Siamo ancora a questi punti, è meglio che smetta, se no andremo sempre avanti ancora così. Vabbè, lasciamo perdere, non è giusto fare polemica. No, per Carboni è una bella settimana, no? A prescindere dalla partita di oggi, comunque bene anche oggi. Ah, è benino come tutta la squadra, perché abbiamo recuperato contro un Milan, quindi un Milan, diciamo, che si avvia a essere campione d'Italia, perciò ancora più difficile recuperare. Mancato forse un po' di gioco, però grande orgoglio, grande determinazione da parte vostra. Sì, ma d'altronde non si poteva ottenere il gioco proprio con la partita di oggi, che era l'avversario meno adatto, quindi però l'impegno credo che sia stato, che tutti hanno visto, mi sembra che i 60.000 e più passa spettatori hanno visto un impegno da parte della squadra, e questo anche ci ha dato anche la forza per pareggiare sicuro. Fabio Capello è uno sempre sincero, secondo me il Milan del secondo tempo non è piaciuto neanche a lei. No, perché il Milan del secondo tempo è un Milan che ha sofferto contro questa Roma, che si è buttata in avanti giocando con molta gagliardia e con molta determinazione, ha creato 3 palle gol contro una nostra e ha raggiunto meritatamente il pareggio, però insomma è un Milan che ha giocato lo stesso una buona gara. Non è possibile che psicologicamente ci sia qualcuno che ha già visto il traguardo e che è un po' appagato? No, questo in maniera più assoluta, dico solo che non è facile radunare la squadra per una partita così difficile il giovedì e pretendere che tutti siano a posto, per cui c'è questo motivo che andremo ad analizzare fra di noi con molta calma, però sono molto soddisfatto. Non è preoccupato quindi? No, per l'amore di Dio. Ana Cesena 2-0, Piacenza Pescara 2-2, Como Monza 1-1, Catanzaro Lodigiani, Roma 28, Atalanta 27, Foggia 25, Fiorentina 24, Cagliari 21, Verona 19, Bari 17, Cremonese 15, Ascoli 13. Il Milan era stanco? 5 gol alla Sampdoria è una prestazione super su un terreno pesantissimo. Sul lago di San Siro nuota meglio la squadra di Capello. Le preoccupazioni per le condizioni di Van Basten e per un certo stress affiorato nelle ultime settimane sono svanite quando si è visto il Milan, sospinto da un Rijkaard eccezionale, schiacciare la Samp davanti a Pagliuco.
I blucerchiati, reduci dai trionfi di Coppa ma privi di Mannini e Sereso, impostano una gara difensiva con marcature severe ed il Milan tenta da lontano la via del gol. Quando Donadoni colpisce la traversa, si capisce che la gara è al momento della svolta. Segna Rijkaard con un violento tiro da fuori area ed è un gol meritato dopo una notevole pressione della squadra di Capello. La Sampdoria non ha certamente brodo nelle vene e Mancini, sul filo del fuorigioco, manca il pareggio in maniera incredibile. Ma la consistenza del Milan è tutt'altra cosa e si vede. Biancaneve e i sette nani, messi alla frusta negli spogliatoi, reagiscono nella ripresa, ma tornano piccoli quando Evani li gela con il suo micidiale sinistro. L'azione è viziata all'origine da un intervento di Costacurta su Mancini. Sugli sviluppi arriva il raddoppio rossonero. Catanez batte le mani all'arbitro e poi si meraviglia dell'espulsione. Il signor Mughetti le batte al sandoriano che toglie il disturbo. Non si capisce come Vialli qui eviti di segnare. Il rocambolesco gol del 3-0 regala a Van Basten, a quota 22, la soddisfazione di dare, dopo parecchi tentativi a vuoto, il primo dispiacere a Vierkovod. Il campionato finisce qui praticamente perché da Torino arrivano notizie melodiose per le orecchie rossonere. Ma Maldini, Baresi, Costacurta, Massaro, Donadoni continuano a lottare su ogni palla. È un Milan che rende al massimo per almeno 9 undicesimi e quando è così non c'è niente da fare per nessuno. La Sampdoria si limita ad azioni di disturbo, non è fortunata né quando va all'attacco né quando i rossoneri azzeccano tiri imparabili per il povero Pagliuca che da parte sua è cinto d'assedio e cerca di non sventolare subito bandiera bianca. Ma il 4-0 è di Massaro. C'è uno sprazzo di blu cerchiato quando Vialli riesce a rendere meno amaro il pomeriggio dei campioni d'Italia. Ma allorché Albertini c'entra per la quinta volta il bersaglio, si capisce che il campionato ha votato per il Milan. Il microfono adesso ad Amedeo Goria. Gianluca Pagliuca, 5 gol non li avevi forse mai subiti, ma li hai subiti da un grande Milan comunque. Ma non avevo subiti nemmeno 4, quindi subirne 5 è brutto, però. Forse 5 gol non ci stavano perché sull'1-0 per loro abbiamo creato qualche occasione da rete, se riuscivamo a pareggiare la partita poteva avere un'altra fisionomia, però penso che Milan abbia meritato le vince. Mancini, il passaggio di consegne e scudetto? Penso di sì, ma no, non bisogna fare questa partita per il passaggio. Penso che il Milan aveva già messo un'ipoteca sullo scudetto. Baresi, è il tuo terzo scudetto 13 anni dopo il primo, o sbaglio? Ancora non l'ho vinto, quindi piano con dire scudetto. Per Van Basten è davvero un anno magico, 22esimo gol, non aveva mai segnato contro un avversario, uno stopper importante come Vierkovo, ad oggi ci è riuscito. Sì, sono contento, sono felice. Si aspettava la sconfitta juventina nel derby? No, non me lo aspettavo veramente perché pensavo che la Juve era più forte che il Toro, invece non so cosa è successo, ma... Con Capello rivoltiamo il discorso, come può fare il Milan per perdere questo scudetto? Ma io dovrei fare giusti scongiuri e nello stesso tempo augurarmi che questo non succeda. Soprattutto perché è un Milan che quest'oggi ha dimostrato di essere in grande condizione, molto concentrato, molto determinato, però le insidie ci sono dappertutto, soprattutto quando magari come domenica è una partita che tutti pensano sia matematicamente vinta, può essere un trabocchetto in cui noi cadiamo. All'inizio stagione pensava di poter arrivare a 7 giornate dal termine così vicino allo scudetto? Il Milan parte sempre con tutti gli obiettivi in testa e cerca di raggiungerli. Noi stiamo cercando di raggiungerli e vedremo se riusciremo. La risposta? Sì, lo so. Il Torino ha messo insieme la carica agonistica abituale dei derby e la saggezza tattica delle migliori partite disputate in Coppa UEFA. Su queste basi è maturato il successo dei Granata contro una Juventus che è stata convincente solo negli ultimi 20 minuti del primo tempo. La prima emozione dell'incontro dissipa subito un dubbio. Nel Torino è squalificato Marchegiani, ma Di Fusco non è un rincalzo qualsiasi. Nella parte iniziale del primo tempo, i Granata assestano le marcature, bloccando Schillaci con Bruno, Baggio con Annoni e Casiraghi con Benedetti. Il Torino assume con più autorità l'iniziativa e sfiora il gol con Policano.
Nella seconda parte di questa frazione, la Juventus si scrolla di dosso il torpore iniziale e ad un certo punto sembra entrare decisamente in partita, mandando al tiro Baggio. Alessio costringe Venturin ad una non facile azione di tamponamento e si sostituisce alle punte nel calciare verso Di Fusco. Nel finale, proprio un pallone a mezza strada fra lo stesso Venturin e il portiere, tra poco non consente a Schillaci di premiare una squadra in crescendo. Franco Costa avvicina nell'intervallo Henry Kissinger, che ha un interprete d'eccezione, l'avvocato Agnelli. What is the best player? The best player was Baggio, I thought. Che ha detto? Avvocato? Baggio. Lei gli ha chiesto qual era il miglior giocatore, no? Gli ha chiesto qual era il miglior giocatore. Sì, lui ha detto Baggio. Ha detto che era Baggio, sì. Anche lei d'accordo. Ma credo che il miglior giocatore oggi è Riccardo. Vai. Nella ripresa, la squadra in lotta per lo scudetto appare in campo una sola. Non la Juventus, bensì, udite udite, il Torino. Mononico non offre punti di riferimento avanzati agli avversari. Impiega Casagrande come aprivarchi e scommette sulle volate a turno di Martin Vázquez, qui al tiro, e Lentini. I Granata, in sostanza, cercano di stanare gli avversari per prenderli in velocità e le sofferenze di Julio César, Carrera, Reuter e Marocchi trovano solo parziale consolazione nelle respinte di tacconi. Dopo questa conclusione verso Di Fusco, Trapattoni sostituisce Schillaci con Corini, ma su Baggio, seconda punta, il controllo di Bruno è efficace. Il Torino ha ormai in serbo i colpi del KO. Il primo parte al 21esimo, su azione di Martin Vázquez, che salta Carrera, e deviazione di Casagrande. Il secondo montante, contro un avversario che ormai barcolla, scaturisce da un cross di Lentini giudicato fuori da tacconi. Sul proseguimento dell'azione si assiste ad un altro spunto dello spagnolo, che dribbla Marocchi, ad una respinta tentata dal portiere e ad una conclusione di Casagrande. A questo punto la signora è alle corde e lo shock psicologico del doppio svantaggio e dei 6 punti di distacco dal Milan chiude virtualmente partita e campionato. La Juventus, per 7 mesi, ha fatto più di quanto era nelle sue possibilità, mentre al contrario, al cospetto di un Torino scatenato, ha fatto meno di quanto era lecito attendersi. Una partita giusta, una partita che dovevamo fare per avere ragione di questa Juventus, una partita che personalmente dedico a quei tifosi che ultimamente mi hanno scritto dicendomi se non avevamo vergogna di andare in Europa a giocare così male. Avete sbagliato partita, qualcuno ha sbagliato partita. Pensa di aver sbagliato qualcosa lei? Mi sembra che il primo tempo è stato molto equilibrato e sostanzialmente le azioni forse più pericolose le abbiamo disputate noi. Siamo entrati in campo invece al secondo tempo con una marcia in meno. Il Toro ci ha aggredito e abbiamo perso un po' il centrocampo e una volta trafitti non abbiamo più avuto la forza di reagire. Sai, ce l'ho 29 anni, non è che ce l'ho 15, non ho cominciato a giocare oggi a calcio. Gioco già da 11 anni di professionista, giocando mondiale, nazionale. Non è che poteva aver dimenticato di giocare a calcio. Quindi ho aspettato il momento di avere la condizione fisica perfetta e anche il pizzico di fortuna, che per l'attaccante è sempre bisogno. Non vuoi parlare? Scusami. Ha detto che saresti uscito oppure è stata una scelta tattica? Non lo so, questo bisogna chiedere al mister. Devo dire che ho giocato un buon primo tempo, poi nella ripresa non lo so il motivo, bisogna chiedere al mister. Il campionato è finito a questo punto? Credi, sì, 6 punti a 7 giorni dalla fine, sì. C'è il rammarico di aver deluso soprattutto oggi. Ultimi pareggi giudicati il segno di una crisi imminente. Chi voleva il diavolo in panne è servito. Dal fango alla gloria, il Milan a 7 giornate dal termine si ritrova a più 6 dalla Juve. A cedere il 90% dello scudetto ai rossoneri sono stati proprio i campioni d'Italia dalla Sampdoria, travolti nelle paludi di San Siro per 5-1. La matematica non è un'opinione, il calcio è regolato dai numeri, ma l'impresa della Juventus a questo punto è proprio difficile, se non impossibile. Alleato prezioso del diavolo, il toro alternativo di Emiliano Mondonico, che ha strapazzato i cugini nel derby numero 203 con carattere e grinta. Al Delle Alpi le ipotesi di stanchezza che volevano un Torino molle dopo l'incontro del Bernabeu col Real Madrid sono state cancellate da una gara super e dalla doppietta di Casagrande, che ha così iniziato a festeggiare con una settimana d'anticipo il suo 29esimo compleanno. Ma la giornata ha espresso a suon di gol, 28 record stagionale, altre importanti sentenze. La Roma forse soffre di un complesso nei riguardi del Napoli. Come in Coppa Italia, così in campionato passa in vantaggio con 2 gol, si fa raggiungere e perde incredibilmente. Calcio tedesco ad Ascoli, dove vince l'Inter scoprendo il suo Birof e ritrovando Klinsmann, una vittoria che rialza le quotazioni UEFA. In coda il Cagliari, che prende un punto prezioso a Parma. La Fiorentina, che a suon di gol e battigol fa pace coi tifosi, ottengono
grossi punti. La Lazio inguaia il Bari, che sembra tornato ai tempi neri della malasorte. Oltre a prendere tre gol, i biancorossi centrano per due volte anche i legni della porta avversaria. Il Genoa si consola in campionato dopo la caduta di Coppa, a spese di un Verona dall'attacco fantozziano, e infine il Foggia sorride in casa, decretando la condanna della Cremonese. Dopo l'immagine andiamo a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola tra poche ore. Apriamo con la Gazzetta dello Sport, che dedica l'apertura ovviamente al Milan. Inno del Milan al 12° scudetto, il Torino schianta la Juve. E quindi il Milan ha 6 punti di vantaggio, travolgente 5-1 sulla Sampdoria, che consegna il tricolore rossoneri, ma arrivano da Casagrande nel derby di Torino i gol più festeggiati. E poi per quanto riguarda la Formula 1, primo Mansell, secondo Patrese, le Williams sulla Luna, Ferrari meno a terra. Infatti finalmente punti, un quarto posto per Alesi e un quinto per Capelli. Ciclismo e nuoto come richiami di prima pagina. Nel Fiandre di Durán, Fondriest arriva in quarto posto, mentre Argentin va a finire in un fosso. Per il nuoto, fenomenale Perkins, 2 record mondiali in 3 giorni, ricordiamo i 1500 metri e 400 metri stile libero. Andiamo con Tutto Sport. Il Toro assegna lo scudetto al Milan nell'apertura della testata torinese. Riecco batti gol e Radice salvo. Le due reti segnate nel 3-0 della Fiorentina all'Atalanta fanno salvare la panchina di Radice. Poi chiudiamo con il Corriere dello Sport. Napoli esulta, Zola 6 grande. Splendide le azioni per Zola, il centrocampista del Napoli. E poi Milan implacabile. Vialli, eccoti lo scudetto, dice Vialli, consegnando lo scudetto praticamente nelle mani del Milan. Ore 17:22, Casagrande affronta la Juve nel derby. Mentre per quanto riguarda le dichiarazioni del dopopartita, tra pattoni le partite che restano diranno chi è da Juventus. E Firenze, colpito un guardialine, ora rischia la squalifica del campo. Chiudiamo con una notizia molto curiosa che riprende il Corriere dello Sport. Si tratta di uno storico match di pugilato tra gemelli australiani sul ring di Brisbane, Kevin e Steve Thorpe di fronte, due gemelli. È il primo match del genere tra professionisti e punti vince il gemello Kevin. Campionato ha votato Milan con 7 domeniche d'anticipo. Ieri infatti i rossoneri hanno assestato la fuga decisiva mettendo 6 pesantissimi punti davanti alla Juventus. Fatale per i bianconeri, come già successo nell'83 nel duello scudetto con la Roma, è stato il derby. Una sconfitta secca, senza attenuanti, che ha tolto alla Juve anche l'unica cosa rimasta, la speranza. Ormai a questo punto, a 7 giornate dalla fine, il campionato lo può perdere soltanto il Milan, ecco. E mentre la Juventus veniva impallinata dalla doppietta di Casagrande, a San Siro si celebrava il cambio della guardia, col passaggio dello scudetto dalle maglie blu cerchiate a quelle rossonere. Un evento che il Milan ha festeggiato con 5 squilli di tromba: Rijkaard, Evani, Van Basten, Massaro, Albertini. Ma nemmeno quest'ultima cavalcata trionfale rassicura Capello. Ma io ho dei brutti ricordi, ne ho persi di scudetti del genere, per cui chiamo sempre a grande attenzione e grande determinazione i ragazzi. E questa squadra fino a questo momento non ha mai deluso sotto questo aspetto. Da domenica prossima dunque il Milan comincia un altro campionato, solo contro se stesso. Gli avversari ormai sono tutti scomparsi. Continua ad essere tormentato dagli... Giocare per giocare e divertirsi e giocare per segnare. Il Milan di Cremona sceglie la prima strada e con grande senso giornalistico decide di regalare un punto e ancora qualche emozione alla corsa scudetto. La squadra di Capello, con Albertini tranquillamente in campo e con l'airone Gambaro al posto dell'influenzato Maldini, nel primo tempo non concede né spazi né occasioni ai grigiorossi, sempre pressati nella propria metà campo. Baresi, da ammirare per impegno e rabbia, era pace più che mai. Donadoni pensa al futuro e, godendo sulla destra di un vasto corridoio, Favalli è come intimorito al suo cospetto, diventa spesso regista. Rijkaard abbandona volentieri il centrocampo e fa il centravanti aggiunto, con il povero Marcolin costretto a sfidarlo in difesa anche negli stacchi aerei. Van Basten, lui, è in pomeriggio estetico e ama suggerire, lasciando a Massaro il ruolo di più convinto tiratore contro il saltimbanco Rampulla. Proprio Massaro prima chiede il rigore per questo contatto ravvicinato del primo tipo. Poi si vendica favorendo con la sua botta la clamorosa autorete dello stopper Bonomi. La partita sembra segnata, ma nella ripresa la formazione di Giagnoni, con Verdelli, Gian De Biaggi e Marcolin su tutti, si scuote, infilandosi in qualche imbuto rossonero. Gian De Biaggi, colpendo il palo, ricorda a Sebastiano Rossi come sia difficile fare il portiere quasi disoccupato del Milan. Iacobelli addirittura lo annichilisce con un gesto di rara coordinazione e l'1-1. Iacobelli pare che neppure in allenamento riesca a fare gol simili, o sì?
Sì, ogni tanto mi metto con Rampulla, facciamo fare due gross da Gian De Biagi e mi metto lì a calciare un po' a volo di sinistro. Gianioni, contestato ingiustamente dal pubblico per le sostituzioni di Floriancic e Piccioni, si difende. Sarò anche tonto probabilmente, ma dopo 41 anni nel calcio penso, è pareggiato, penso di Milan. È una grossa soddisfazione. Infine, il gol della possibile vittoria rossonera negato a Donadoni dopo segnalazione del guardalinea all'arbitro Quartuccio. L'impressione è che Bonomi tenesse in gioco il milanista. Mi sembrava di essere partito bene, però ripeto, sono attimi, quindi l'arbitro ha dato il gol, il segnalino ha ritenuto che era fuori gioco, staremo a vedere. Sei stato fra i pochi a impegnarti davvero al massimo, altre un bel Milan indubbiamente, soprattutto il primo tempo, ma forse un po' accademico. Sì, forse un po' troppo lezioso, non servono i rigori, serve la concretezza. Frank Rijkaard. Credo che dovevamo continuare come il primo tempo, fare più pressione su di loro. Con Fabio Capello scendiamo di un punto in classifica rispetto alla Juve. No, la media inglese che conta, non contano gli altri punti. Se noi mantiamo questa media inglese siamo soddisfatti. Certamente oggi potevamo fare un gradino in più su. In media inglese invece non l'abbiamo fatto, peccato perché avevamo in mano la partita, potevamo chiuderla il primo tempo, anche nella ripresa in alcune occasioni, poi abbiamo concesso alcune situazioni favorevoli a Cremonese che ci ha castigato. Siamo stati un po' troppo accademici. La violenza, l'iniziativa dei quotidiani Italia, qui vediamo appunto alcune delle frasi che avevano vinto, se così possiamo dire, e che sono state appunto, campeggiavano oggi prima del derby allo stadio Meazza. Ed ecco le scenografie dello stadio milanese e si inizia con le immagini. Qui vediamo un'uscita di Antonioli che anticipa Berti. Desideri in avanti, molto bravo. Il centrocampista entra in area, contrasto con Antonioli che probabilmente commette fallo da rigore. Viene anche ammonito Desideri. E qui vediamo il Milan, Van Basten, parata di Zenga. Albertini subisce fallo da Desideri, che viene ammonito e quindi espulso, doppia ammonizione Inter in 10 per 50 minuti. Ancora un tiro di Van Basten nella parata da parte di Zenga. Siamo con l'Inter pericolosamente in avanti, colpisce il palo Klinsmann. È stato molto bravo Klinsmann a portare avanti con la testa, poi si gira molto bene, è stato anche sfortunato nel tiro perché non ha trovato la porta. Il Milan con Albertini, c'è il contrasto in aria con Bergomi, poi vediamo il calcio di punizione da parte di Evani e la parata a terra di Zenga. Quindi ancora il cross dalla sinistra, l'ottimo colpo di testa di Van Basten, però alto. Fuser mette al centro, siamo all'89esimo e Massaro mette la firma al derby rossonero. E pensate che Massaro in precedenza aveva scivolato, cadeva, è riuscito a alzarsi, è andato ancora a riprendere i palloni in mesolario. Guardate la difesa dell'Inter, un po' forse addormentata lì in questo particolare, l'ha concesso la libertà al giocatore rossonero. È stato un derby brutto sul piano spettacolare, ma un derby ricco di emozioni, un derby ricco di agonismo e un derby che è stato interessante sul piano tecnico-tattico. Suarez infatti aveva disposto molto bene l'Inter a contrastare il Milan, con Battistini libero, Montanari su Van Basten e Bergomi su Massaro. Sulla fascia destra poi agivano Berti e Bianchi a contrastare Evani e Maldini. Sulla fascia sinistra invece Tassotti e Donadoni se la vedevano con Breme e Fontolan. A centrocampo Suarez aveva piazzato Baggio a uomo su Rijkaard, ritenendolo la fonte del gioco milanista, mentre Desideri se la vedeva con Albertini. La prima mezz'ora tutta di marca interista, con l'Inter vicinissima al gol in almeno tre occasioni, e un grande slalom di Desideri improvvisatosi Matteus a seminare i rossoneri e arrivare solo davanti al portiere Antonioli che lo metteva giù. E qui è un'azione da vedere in moviola, gli interisti hanno chiesto il calcio di rigore. Il Milan veniva fuori solo dopo mezz'ora con una punizione di Van Basten che andava una spanna sopra la traversa. Era un Milan brutto che trotterellava per il campo e non dava l'impressione di avere la necessaria concentrazione e cattiveria per chiudere la partita. A questo punto però ci pensava Desideri a commettere una sciocchezza. Desideri era stato uno dei migliori dell'Inter fino a quel momento, si faceva espellere per doppia ammonizione e sembrava spianare la strada a una goleada del Milan. Il Milan infatti si trovava con Albertini libero e Suarez non lo mandava a marcare, ma lo faceva attendere ai limiti dell'area dal libero Battistini. Il Milan non sapeva però approfittare di questo vantaggio. Capello toglieva allora Albertini, inseriva Donadoni a centrocampo spostando Fuser all'ala destra.
A questo punto sperava Capello nelle serpentine di Donadoni, nelle invenzioni e nella fantasia, ma il Milan continuava a giocchettare ed era anzi l'Inter con grande grinta a rendersi pericoloso in contropiede e colpire l'incrocio dei pali con Klisman. Poi si faceva male Montanari e Suarez era costretto a inserire Baresi spostando Bergomi su Van Basten e Baresi su Massaro. La partita sembrava destinata a finire 0-0, un 0-0 che appariva meritato per quanto riguarda la squadra interista, ma nel finale c'era il gol beffa di Massaro che dava al Milan 1-0 e probabilmente anche la conquista del titolo di campione d'Italia, perché a questo punto avrei dovuto dire che Capello si dovrebbe preoccupare della condizione dei suoi, ma vinci 1-0 a 4 minuti dalla fine, guadagni un punto sulla Juventus, allora sei campione d'Italia. L'Inter invece deve continuare a sperare nella conquista di un posto in Coppa UEFA, perché se gioca con la determinazione di oggi penso che centrerà il suo obiettivo. 80.000 spettatori, un espulso e 5 ammoniti in questa stracittadina numero 213, un confronto dal quale il Milan chiede aver visto definitivo per la conquista del titolo. Nonostante l'intraprendenza dell'Inter, questa conferma è arrivata a un minuto dal termine. È fatta, Marco? Ma è fatto, forse non ancora, dobbiamo ancora fare 5 partite, siamo vicino, però mancano ancora partite particolari contro il Torino, casa contro Lazio, fuori casa contro Napoli, quindi sono ancora gare abbastanza difficili. Un Milan che ce l'ha fatta nonostante non sia stato brillante come in precedenza, perché? Ma questo capita, noi abbiamo cercato di attaccare di più, però non siamo riusciti tanto bene nel secondo tempo. Potevamo fare di più, però non è andato bene, penso che ognuno di noi ha dato quello che aveva. Dopo che sono rimasti in 10 forse ci hanno sorpreso un attimino, comunque noi ce l'aspettavamo così. Si sa che il derby è una partita particolare, perciò non si deve aspettare di tutto. Abbiamo sfiorato in diverse occasioni anche il gol e niente, purtroppo quel pizzico di fortuna in più che serve per vincere le partite è andata al Milan e niente, pazienza. Bene, io vorrei fare una domanda doppia a Suarez per primo e a Capello poi. Che cosa si prova a perdere all'ultimo minuto? Negli ultimi minuti, Suarez. Una cosa bruttissima, sì, ci rimane male già quando si perde, poi quando si perde così, quando sta per finire la partita, e a quel momento penso che già le due squadre erano un po' paghe, pensavano ad andare sullo 0-0, allora ci rimane male, cioè la classica frase che noi del calcio ogni tanto diciamo prima delle partite, speriamo di vincere 1-0 con gol all'ultimo minuto, e purtroppo ogni tanto capita, e soprattutto purtroppo è capitato a noi, ci rimane molto male. Capello, invece, che ha vissuto l'altro rovescio della medaglia, come ha vissuto questa vittoria dell'ultimo minuto? Ma direi con grande soddisfazione, soprattutto perché avendo giocato in superiorità numerica era un obiettivo che dovevamo centrare in maniera assoluta. Ci siamo riusciti grazie a un cross di Fuser molto bello e un intervento altrettanto bello da parte di Massaro. Non sono molto d'accordo sul commento del mio amico Colombo, però è giusto così. Mi sembra che abbia tirato in porta solo l'Inter, però ho visto anche qualche buona parata da parte di Zenga e qualche altra occasione che noi abbiamo avuto. Certamente abbiamo avuto contro un'ottima Inter, ben preparata atleticamente e tatticamente. Non dimentichiamo che noi abbiamo giocato una partita molto dura martedì e in 6 giorni giocare 3 partite non è facile. Abbiamo visto che tutti gli altri, anche quelli che hanno giocato in Coppa questa settimana, hanno avuto dei problemi nelle gare che hanno giocato, per cui insomma non è stato messo in evidenza questa cosa. Poi il derby è sempre il derby e la soddisfazione di vincere l'ultimo minuto è veramente grande, come deve essere altrettanto grande l'amarezza che si prova a perdere. Ecco Fabio Capello, quanto siete condizionati, soprattutto i giocatori che vanno in campo, da questo vantaggio? È indubbio che forse non è più come qualche settimana fa. No, non siamo condizionati in maniera più assoluta, è solo questione di freschezza atletica, di avere nelle gambe una partita, ripeto, importante psicologicamente e fisicamente come quella contro la Juventus, per cui si sente di questa mancanza. Non dimentichiamo che oltretutto abbiamo anche degli infortunati non indifferenti come Gullit e Simone, che sono giocatori che in una certa parte del campionato ci danno qualche cosa in più nel senso di profondità e vivacità. Certo, Suarez, l'assenza, o meglio, l'espulsione di Desideri, quanto può aver condizionato la tua squadra, Luis? Beh, penso parecchio, perché fino a quel momento lì stavamo giocando alla pari col Milan e stava venendo fuori una bellissima partita.
giustamente Desiderio stava facendo molto bene, come d'altronde gli altri giocatori, la sua parte. E rimanere con un giocatore in meno di fronte a una squadra come il Milan ci ha danneggiato moltissimo. Nonostante tutto, la gente, i giocatori hanno tirato fuori un grandissimo orgoglio, ce l'hanno messa tutta sono riusciti a contenere con moltissima fatica il Milan, che non ha creato più pericolo che non quando eravamo 11, ha creato più o meno le stesse situazioni. Anche se bisogna dire che naturalmente a noi ci mancava dopo qualche cosa in avanti, però nonostante tutto qualche cosettina l'abbiamo fatto, in contropiede, sorprendendo un po' questo venire avanti di loro. Ecco, vorrei chiedere una cosa ad Alfio Caruso. In settimana Walter Zenga parlava alla vigilia del derby di 14 punti di differenza tra il Milan e l'Inter. Ecco, vedendo la partita di oggi c'era tutta questa differenza, chiaramente con la premessa che il derby sfugge sempre a qualsiasi previsione, a qualsiasi situazione di inferiorità o di superiorità. 1,4 come differenza, non c'erano 14 punti, ma il Milan è una squadra che adesso magari poi Capello si arrabbia, a me pare logora, e credo che la principale abilità di Capello in tutta la stagione sia stata quella di aver saputo gestire una squadra di grandi campioni, ma grandi campioni logori, che spesso tenuti assieme coi Cerotti, tenuti assieme direi quasi con una grande forza di volontà e una grande dedizione. Ed è un Milan che arriva a vincere uno scudetto che io ritengo molto meritato, ma avendo avuto la fortuna, se si può chiamare fortuna, né di non fare né la Coppa Campione né una Coppa qualunque europea, e anche in Coppa Italia si è visto che Capello li ha sempre molto molto risparmiati, i titolari hanno quasi mai giocati. Proprio perché, ma Capello d'altronde lo sapeva, l'aveva anche detto a settembre, dice la mia principale abilità, aveva dichiarato, dovrà essere quella di fare il farmacista, cioè di saper gestire con il bilancino del farmacista questa squadra, e ci è riuscito. E comunque, per ritornare alla tua domanda, oggi non c'erano assolutamente 14 punti. Anch'io sono d'accordo con Colombo, secondo me il risultato più giusto, anche per fare onore a quest'Inter che si è battuta con grande determinazione, con grande carattere, era lo 0-0, ma siccome è l'annata, ecco, del Milan, è anche giusto che il Milan vinca. Ecco Alfio, prima di far rispondere giustamente Capello, però vorrei dire che questo è un Milan dei record, per cui, cioè, ecco, sentiamo Capello. Io non ho detto che c'è qualcosa, io ho detto che è uno scudetto strameritato, è una squadra di grandissimi campioni che noi avevamo visto lottare nelle precedenti 4 stagioni su 3 fronti. Quest'anno, lottando su un fronte, perché lo vincono in 22 questo scudetto, sì, però riescono ad arrivarci. È anche vero, Alfio, però, che il campionato è finito già da tempo, per cui lo hanno anche stravinto. Comunque, io dico al suo parere. Sentiamo Capello che è più importante. Se posso rispondere, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, per cui uno degli obiettivi nostri era Coppa Italia, non l'abbiamo centrato, merito a Juve che ha passato il turno. Stiamo viaggiando a media record, siamo a più 4 in media inglese, più 6 come punteggio rispetto alla Juve, mi sembra più 10, non so quanto sono, sulla terza, mi sembra voler vedere, cercare il pelo nell'uovo veramente in questo senso, perché questa squadra sta dando anche a livello di reti segnate, 57 reti segnate, 16 subite, 2 gol a partita, mi sembra che abbia offerto uno spettacolo straordinario fino a questo momento. Per cui togliere i meriti a quello che ha fatto fino a questo momento, poi se vincerà lo scudetto mi dirà io mi auguro di poterlo vincere, però mi sembra riduttivo. Un momento Alfio, per favore, scusa, perché vogliamo sentire un po' tutti su questa opinione. Qui da Milano ci trasferiamo a Roma, cominciamo da Bulgarelli, cosa ne pensi tu? Io sono pienamente d'accordo con Fabio, io l'ho visto il Milan subito all'inizio, questa è una grandissima squadra, gestita benissimo e logoro per niente. Perché quando fai 29 partite senza perdere, io dico che essere logori, allora se non sono logori cosa ne fanno? Ecco, abbiamo pochissimo tempo. Giancarlo De Sisti. Sì, anch'io sono di questo parere, non mi pare, ho visto il Milan anch'io diverse volte, ha sempre giocato molto bene, si è autogestita alla perfezione ed è guidata bene da Capello. Carolina Morace, però un commento non da milanista, perché tu giochi nel Milan femminile. Io ho visto la partita, la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, e sinceramente il Milan andava a 2000, per cui non credo proprio che abbia problemi di logorio fisico. Bene. Settimo, Antonioli su Desiderio.
Secondo noi in questo caso era calcio di rigore. Infatti è molto difficile parlare di volontarietà in questi episodi. Il portiere sa che uscendo in quella maniera può trovare il pallone, ma può trovare anche i piedi dell'attaccante. L'attaccante cerca di anticipare, sono rischi che tutte e due prendono. Come da rigore, secondo me, è anche questo intervento di Maldini su Bianchi. Si è parlato di spinta ininfluente, invece rivediamo che proprio per la trattenuta di Maldini, Bianchi manca il pallone del cross al centro. E in questo caso, secondo me, era un fallo da punire con il calcio di rigore. Andiamo al 21esimo, quando è stato fischiato un fuorigioco passivo di Klinsmann in questa azione di Desideri. Fuorigioco di Klinsmann passivo che, vedete, non partecipa all'azione. Sul lancio di Bremer, infatti, è Desideri che va sulla palla, poi però commette fallo di mano, quindi azione che è stata fermata per un fuorigioco che secondo noi non esisteva, ma giustamente perché c'era un fallo di mani molto netto di Stefano Desideri. E andiamo al 24esimo, quando c'è stato un contrasto tra Dino Baggio e Rijkaard. Vedete che Dino Baggio comincia prima a trattenere con il braccio sinistro per la maglia Rijkaard, poi sul cross sul secondo palo di Van Basten. Vedete proprio evidentissima la trattenuta di Dino Baggio che prende per la maglia proprio in posizione centrale sul petto Rijkaard, lo scaraventa a terra. Azione da punire con il calcio di rigore. Al 39esimo c'è stata l'espulsione di Desideri. Qui non siamo d'accordo sul fatto che si sia trattato di un fallo così grave. Guardate infatti che Desideri sfiora appena la gamba di Albertini, sicuramente lo tocca, infatti lo fa cadere, però non era probabilmente un fallo da espulsione. Gol annullato al Milan al 52esimo per un fallo di Massaro su Bergomi. Fallo che c'è anche se non è evidentissimo. Guardate che probabilmente Massaro si protegge più dall'arretrare di Bergomi che non lo trattiene per non farlo saltare. Azione comunque sospesa. Proteste del Milan al 56esimo per questo cross di Albertini, fallo di mano di Battistini. Vedete che il fallo di mano c'è, però secondo noi è nettamente involontario. Infatti nella dinamica dell'azione il coordinamento di Battistini ha determinato questo fallo di mano. Invece da punire con il rigore sicuramente questo intervento di Montanari su Albertini. Stesso caso di prima, stesso caso di Desideri con Antonioli. È bravo in questo caso Maldini che anticipa nettamente l'intervento di Montanari, però prima ce lo leviamo, meglio è. Torino e Milan trattano il loro impegno in campionato alla stregua di un dente malato. Un contrattempo da risolvere in fretta, incombono scadenze più importanti. Alla squadra di Capello basta amministrare il vantaggio per arrivare a quello scudetto inseguito con tenacia per tutto il campionato. Mercoledì il Torino è atteso dalla finale d'andata della Coppa UEFA contro l'Ajax. Non si capisce perché, viste le premesse, si debba rischiare la salute. E così sembra quasi uno scherzo il gol di Casagrande, un brutto scherzo giocato dalla difesa rossonera d'Antonioli, confermato titolare al posto di Rossi. Ma queste sono quel genere di cose che il Milan proprio non sopporta. Reazione convincente e pareggio anestetizzante di Massaro. Lentini conclude la sua settimana particolare. L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha confermato ieri che tra la sua società e il Torino l'accordo è praticamente raggiunto. Si aspetta l'assenso del giocatore, che oggi ha ribadito tutti i suoi dubbi a diventare rossonero. Quello che Galliani ha fatto col Torino non lo so. Io personalmente non sono ancora del Torino, non ho nessun legame con nessun'altra squadra, ecco. Io l'ho già detto più volte, mi auguro di poter far parte di questa squadra anche l'anno prossimo. Ecco. Poi si vedrà, bisogna valutare tante cose. Ma torniamo alla partita. Raggiunto il pareggio, il Milan ha proseguito quasi per inerzia in qualche discreta iniziativa. Il Torino ha opposto il suo impianto oramai collaudato, nel quale non c'era Scifo, portato per precauzione in panchina, ma in cui ha brillato Martin Vázquez. Lo stesso Copione ha animato il secondo tempo. Stessa voglia di finire in fretta, stesso gol caduto dal cielo con la collaborazione decisiva di Ancelotti, stessa rabbiosa reazione del Milan, con una variante. Capello ha deciso di cambiare qualcosa ed ha inserito Fuser. Mossa perfetta, come l'azione di Donadoni e la conclusione del nuovo entrato. Partita naturalmente finita, per un pareggio annunciato è stato anche troppo divertente. Direi molto divertente e io non... Penso che stava meglio Mondonico di me, che era sempre in vantaggio. Io ero sempre ad inseguire, io nel senso del Milan, e direi che siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Due grandi gol, due grandi azioni, e diciamo comunque che la squadra ha risposto bene nonostante una settimana molto travagliata. Nella mia opinione abbiamo giocato oggi contro la perfezione della zona, o quasi la perfezione, che è il Milan. Quindi prove generali contro l'Ajax? Sì, adesso giochiamo contro l'Ajax che è una squadra molto forte.
questo non si sono dubbi, però non è il Milan. Sì, questi due gol fatti al Milan, penso che sia una cosa molto molto importante, perché abbiamo giocato contro una squadra schierata a zona, siamo riusciti ad evitare questa trappola della zona del fuorigioco e le stesse cose si riproporranno mercoledì. Perciò se siamo riusciti a tanto contro i campioni d'Italia del Milan, penso che dovremmo essere in grado di riuscire ancora a tanto contro questi campioni dell'Ajax. Nel Torino brilla Martin Vázquez, Casagrande segna un altro gol importante, solito grande lavoro di Fusi e Venturin, Lentini è un genio a tratti inespresso. Nel Milan insufficienze per Albertini e Van Basten, Donadoni e Massaro i migliori, per Fuser un gol pesantissimo, senza problemi la direzione. Un altro scatto del Milan verso il titolo, i rossoneri adesso possono solo essere raggiunti ma non più superati in classifica, 2-0 contro la Lazio mentre la Juventus pareggia. La prima rete del Milan a metà del primo tempo, azione di Maldini con centro in area. Favelo, Van Basten e Massaro mette in rete. Episodio che rivediamo. La Lazio, fino a quel momento piuttosto prudente, reagisce con decisione. Da Doll la prima azione pericolosa con spunto personale, rasoterra insidioso che non sorprende Antonioli. Tra i migliori del Milan, per costante rendimento ed eleganza, Donadoni. Nel finale del tempo, azione personale di Sergio che impegna seriamente Antonioli. All'inizio della ripresa rientra in campo Simone dopo 5 settimane di assenza. La Lazio ha l'occasione di pareggiare, Stroppa scatta bene ma tarda a tirare, il tocco finale è debole sul portiere in uscita. Fuser in campo al posto di un poco convincente Van Basten trova spazi in una difesa sbilanciata. Dopo qualche tentativo Fuser trova lo spiraglio giusto e segna il raddoppio con rasoterra angolato, 2-0. Grandi abbracci per lo scudetto vicinissimo. Rivediamo il gol che dà sicurezza al Milan e conferma le buone qualità di Fuser. Finale amaro per la Lazio che termina in 10. Espulsione di Doll per brutto fallo su Albertini. No. Anche momenti molto tristi, lei in settimana ha perso il padre. E in questa partita ha messo rabbia e amore, direi, no? Sì, ha detto benissimo. Settimana fa ho perso papà, per cui oggi il gol che ho fatto è una dedicatura particolare per lui, ecco. Tra gli allenatori Capello e Zoff un abbraccio che ricorda anni di partite insieme. Si scherza, e per Capello la festa scudetto. Un sogno, giocare nel Milan è certamente un sogno, ma io spero che vada bene. Sarà difficile, sarò sempre in discussione, ma so che devo lavorare molto per poter andare lontano. Dice così Papin mentre aspetta il proprio turno Edoardo Baresi, libero del futuro. La tribù rossonera è al gran completo, si aspettano soltanto buone notizie da Torino. Van Basten ha problemi a una caviglia, il Milan così manda avanti i difensori. La Lazio ha un centrocampo molto agguerrito e Doll va, senza offesa, come una spia. Ma quando i rossoneri sfoderano la travolgente azione del primo gol, con Van Basten pronto a far velo per Massaro, la partita è decisa. Sì, perché il Milan è concreto e va a segno al momento opportuno, mentre la Lazio non sfrutta l'occasione propizia. Qui è Doll a condurre un'azione magistrale e a mettere paura al Milan. La Lazio, imperterrita, manda avanti qualcuno, qui il postino è Sergio, a recapitare telegrammi minacciosi per Antonioli. E mentre Papin racconta mirabili a Toulemont, nella ripresa Capello, visto che Van Basten non ce la fa, allerta Fuser. Stroppa, dall'altra parte, non se la sente di rovinare la festa a un Milan che non è in gran giornata. Simone, subentrato a Devani, viene affondato in acque territoriali laziali. Guardate cosa fa Corino. Si scatena intanto Fuser che tenta da tutte le posizioni finché non trova il gol, assai bello, da dedicare alla memoria del papà scomparso qualche giorno fa. Aspettavo così di poter entrare e di poter fare un gol. Direi che oggi è stato un massimo perché ci tenevo a dedicare un gol a mio papà e ci sono riuscito. Doll, espulso per un fallo veniale, alla fine non fraternizza con i microfoni. Ridley invece sì.
Lo sappiamo tutto che contro il Milan fare grandi occasioni è sempre difficile perché giocano molto bene dietro, hanno fatto sempre la zona e per gli attaccanti è sempre difficile perché se tu vai lungo ti trovi sempre in fuori gioco. Ma abbiamo creato abbastanza anche davanti, però non abbiamo fatto i gol, diciamo. Massaro, ormai abitué del gol, ha lo scudetto nel marsupio ma non vuol confermarlo. Pensa al futuro, all'arrivo di Papin. Ma sicuramente la società punta molto sulla coppia Papin-Van Basten. Io sono molto contento di lasciargli la maglia, però nell'arco dell'anno sicuramente ci sarà spazio anche per me, come quest'anno che mi sono tolto molte soddisfazioni. Un ottimo Milan che va in vantaggio per un calcio di rigore, per questo fallo subito da Maldini. Rigore netto, a mio avviso, molto, molto evidente. E qui poi Van Basten che non li tira più con grande sicurezza, anche i grandi giocatori sono uomini e possono sbagliare anche loro, quando sbagliano due o tre rigori poi non hanno più la sicurezza di prima. 23esimo gol comunque per Van Basten e qui Gullit, grandestro il suo sul fondo. Andiamo al secondo tempo, Donadoni, poi Gullit vince un rimpallo al limite dell'area, si accentra molto bene e di sinistro batte Gregori per il 2-0. Qui è stato fortunato nel primo contrasto, poi dopo l'esecuzione è stata splendida, tiro violentissimo, radente, imparabile. Esce Albertini, entra Simone e Simone si presenta così colpendo la traversa. E poi entra Ancelotti, entra al posto di Gullit e per Ancelotti c'è la possibilità di disputare una gran partita, di realizzare due gol. Qui abbiamo visto una grande opportunità per Van Basten. Poi c'è questo tiro di Simone e ancora la parata di Gregori. Corner di Massaro, Rijkaard all'indietro per Ancelotti, destro tagliente per il 3-0. Il tiro violentissimo, per questi giocatori ci vorrebbe l'elisir di lunga vita, sono dei grandissimi giocatori che sono anche di esempio per gli altri, è veramente una grande soddisfazione che meritava. Ruba palla poi a Stojkovic, Ancelotti, grande freddezza, sicuretta, piatto destro, 4-0 e doppietta per lui. Doppia soddisfazione, un grande gol anche questo, col suo agonismo e con la sua caparbietà ha rubato questo pallone, arriva davanti al portiere, grande freddezza perché è ancora fresco e piatto destro a spiazzare Gregori, gran gol. L'ultima possibilità è per il Verona, c'è Serena che potrebbe realizzare ma Rossi esce sui suoi piedi. Poi l'invasione di campo per festeggiare il 12° scudetto dei rossoneri. Vincere divertendo è sempre stato il motto del Milan, un Milan che naturalmente non ha voluto smentirsi nemmeno oggi. Un 4-0 con una doppietta di Ancelotti, grande festa prima della partita e grande festa alla fine all'urlo di campioni. Beh, penso sia stato il grazie più bello ad un pubblico che non vi ha abbandonato mai. E tu ne sai qualcosa, Tasso? Sì, avremmo voluto ringraziarli noi, ma non c'è stato possibile alla fine della partita perché c'è stata l'invasione di campo. Volevamo fare un giro di campo per ringraziare un po' tutti. Non ci siamo riusciti, speriamo di poterlo fare martedì, ma loro sanno quanto noi li vogliamo bene, c'è un rapporto stupendo fra la squadra e i tifosi e martedì vedremo di ringraziarli. Quindi tu sei uno dei vecchi della squadra, che sapore ha questo scudetto? L'hai vissuto un po' tutte in maglia rossonera, che sapore ha questo? Sapore come tutti gli scudetti, insomma, credo era importantissimo dimostrare che non eravamo finiti come si diceva in giro all'inizio del campionato. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto benissimo, siamo ancora imbattuti e direi che abbiamo strameritato questo scudetto. Capitano, per qualcuno oggi è stata l'uscita forse di campo forse più bella e anche più lunga. Sì, oggi credo che abbiamo fatto bene per la gente, per i tifosi, credo che sia riuscito così. L'ultima partita in casa volevamo fare nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. Senti, emotivamente com'è stata? Ma all'inizio quando siamo usciti dal tunnel degli spogliatoi così ho avuto un po' di brividi, ecco, perché questo cornice di pubblico, questo cantare della gente ci ha rabbrividito un po'. E credo che questo faccia, che questo Milan sia davvero parte di tanti di noi, fa parte della nostra storia, della nostra Milano, di tutto ciò che ci appartiene, a cui teniamo molto e speriamo che possa continuare ad appartenerci e speriamo di poter ancora celebrare tante altre giornate come questa. Per noi
era una delle ottime occasioni per quest'anno di giocare sul palcoscenico di Serie A. Diciamo che nel primo tempo abbiamo resistito abbastanza bene, poi nel secondo tempo, dopo il secondo gol, il Milan è dilagato e così si è visto il netto divario fra una squadra che ha vinto lo scudetto e una che è retrocessa. Quarta vittoria. Accordo d'onore, diciamo così, col presidente Borsano, accordo che non si è mai calato in un contratto, ma io ritengo che sia valido ugualmente, anzi forse ancora più valido, e abbiamo da incontrarci con il presidente Borsano dopo che lui avrà parlato con il suo giocatore e avranno risolto i loro problemi interni. Credo anche di dover dire che quelle cifre che ho letto anche circa l'offerta che noi avremmo fatto per un certo periodo di tempo a Lentini, e che è un'offerta che è addirittura diverse volte superiore a quella che percepiscono i nostri migliori campioni, sia del tutto inventata. Ecco, ci tengo questo a ripeterlo, perché c'è questa moda dilagante di attribuire le nostre vittorie soltanto alla nostra preponderanza economica. Mi limito a dire che è un nostro merito di poter aver fornito il Milan di un congruo capitale, che peraltro non è stato più aumentato. Dopodiché c'è stato soltanto l'innesto degli introiti che la squadra ha saputo procurarsi, producendo un gioco avvincente che ha chiamato sul suo terreno di gioco moltissimi spettatori, che hanno pertanto consentito alla squadra di avere degli introiti adeguati al gioco che ha saputo sviluppare. Il signor Berlusconi, per uscire di metafora, si fa un merito di avere lavorato duro partendo da zero e di avere, con la sua capacità di innovazione, con la sua laboriosità, con la sua capacità di entusiasmare gli altri e di raccogliere intorno a sé delle persone che hanno saputo correre con lui una straordinaria avventura imprenditoriale, il signor Berlusconi ha anche il merito di avere potuto mettere a disposizione della squadra del suo cuore, che rappresenta Milano e l'Italia, un investimento importante che non ha ereditato, che non ha tolto ad altri, che ha soltanto creato con un suo lavoro positivo per il suo gruppo e per tutto il paese. Ecco, mi fa venire in mente questa cosa una mia zia, che si chiama zia Marina, che una volta io ho scoperto davanti a uno specchio con un bel vestito sgargiante, che diceva: Marina mettesse bella, Marina mettesse bella. Gli dico: ma come, zia, ti fai tu questi complimenti? Dice: per forza, mi fa nessuno. E allora adesso anch'io imparo e faccio come faceva, ho visto fare la mia zia Marina. Ma davvero, leggendo tutte queste cose, non si può arrivare che a questa conclusione. Mamma mia, non sapevo che l'invidia esisteva, ma che ci fosse una fiera dell'invidia così generalizzata, questo davvero non lo immaginavo. Era il primo record in Europa. Panchina d'oro Fabio Capello, il premio assegnato a Coverciano dal settore tecnico della Federcalcio come miglior tecnico d'Europa, il più bravo tra tutti gli allenatori vincitori di uno scudetto quest'anno. Complimenti a parte, si è parlato molto di calcio internazionale, dei prossimi europei e dei prossimi mondiali e delle futuribili novità da introdurre nel calcio. Tempo effettivo, due arbitri, fuorigioco negli ultimi 16 metri e altro ancora. I due arbitri potrebbero favorire anche certe situazioni di gioco, perché lo spazio in campo è molto grande, per cui sarebbero molto più lucidi probabilmente e più freschi, anche se ritengo che in questo momento gli arbitri internazionali anche in Italia sono più che mai validi. Quella che mi pare più giusta sia i 7 uomini in panchina, anche perché così l'allenatore ha la possibilità di sbizzarrirsi, chiamano così, a secondo i problemi che ha sul campo, e anche perché molte volte diventa un problema mandare due in tribuna. Mi sembra interessante quello dei 3 punti in trasferta, perché le squadre che hanno bisogno di punti cercherebbero non solo di difendersi, ma di giocare anche a calcio. Prima di tutto il tempo effettivo, anche perché darebbe un maggiore spazio al calcio giocato e non al calcio stoppato o altri derivati. 7 uomini in panchina oggigiorno penso che sia una cosa da fare, voi perché interessi, le partecipazioni alle gare che sono tante, coinvolge ora giocatori di un certo valore, quindi avere la disponibilità di tutti in panchina è un fatto positivo. I 3 punti in trasferta sono molto interessanti, poi il fuorigioco negli ultimi 16 metri, visto che oggi il fuorigioco è un'arma importante per qualsiasi squadra. La sua serata, l'inno del Milan, le bandiere. Ancelotti lascia dopo aver vinto uno scudetto, il secondo da quando è al Milan. Ed eccolo Carlo, ed eccolo
la sua espressione. Cannavacciolotti, dopo aver segnato nella partita di campionato con il Verona il secondo dei suoi gol, è corso verso il pubblico dicendo: questo è per voi, questo è per voi. Una vera e propria dedizione al pubblico rossonero, quella di Carlo Ancelotti, che ogni qualvolta, ricorderete, segnava il Milan, era il primo ad andare verso i tifosi, a caricarli e a dire di incitare ancora di più la squadra. Brasile 1, Milan 0, ma soprattutto grande Carlo Ancelotti in questa serata. Amici di Tele Lombardia, vi abbiamo tenuto compagnia in questa sintesi e sull'immagine di Silvio Berlusconi, presidente del Milan, che avverte particolarmente il momento. Chiudiamo questa nostra sintesi. Un saluto da Mauro Suma, linea alla regia.